Ciao Paola. Ciao. Dunque, stasera presenti qui al Festival WAM un lavoro dal titolo Being and Doing and the Space Between. Mi dicevi prima che è un lavoro che è nato l'anno scorso, se vuoi ci puoi parlare un po' di come è nato. In realtà poi la domanda specifica era proprio su questo concetto di essere e fare. A me viene in mente appunto il tema dell'essere relativo al corpo, al movimento, come un presentazione di un dato, di qualcosa che è il corpo come dato o il corpo come un dato della realtà e questo rapporto anche con il fare del corpo, il fare, il fare, il generare del corpo. E, se ci puoi dire anche qualcosa, come la vedi tu su questo aspetto e questa tensione. Tu dici and the space between, quindi evochi, come dire, uno spazio tra questi due concetti. Al giorno d'oggi il tema dello spazio è anche molto Centrale. centrale, ecco. Grazie perché questa domanda è molto importante, così dà un senso generale del lavoro. In effetti è proprio questo, cioè questo che dici tu. Being and doing è una performance site specific e in quanto tale vive ogni giorno, in ogni posto in cui è ospitata, cambiandosi. È come se per me si costituì, ogni giorno dallo spazio e space between sta a significare non solo lo spazio tra questi due fuochi, ma anche lo spazio effettivamente che mi ospita, che mi regala sempre un pezzo, una visione diversa. E per me questo lavoro si compone quasi da solo come un puzzle, vive un po' della sua storia e delle sue esperienze. Nasce nel 2018 perché è ospitato da Marinella Senatore nella sua performance che si chiama Protest Form, Memory and Celebration e che poi è stato ospitato al MIART a Milano, a Londra, a Montreal e la settimana prossima sarò a Basilea. Diciamo come tutte le performance di Marinella, il tema centrale è il tema della resistenza, anche politica. Il mio sottotesto è sempre stato Sartre, e in particolare essere il nulla. Infatti, dopo Marinella Senatore, il lavoro ha vissuto autonomamente con il titolo di Being and Nothingness. L'essere il nulla è un libro del 1940, dove sostanzialmente Sartre sostiene come l'uomo sia libero perché dà un senso alle cose nullificandole nel loro essere neutre e nel loro essere di per sé, e quindi questo senso che l'uomo dà poi deve esserne responsabile. Non possiamo accusare gli oggetti di avere troppo senso perché siamo noi ad attribuirgli quel senso. E poi Sartre, e mi riferisco alla resistenza politica, sostiene come anche ognuno di noi sia responsabile della narrazione della realtà alla quale si aderisce o meno. Lui dice, nominando le cose noi le pietrifichiamo, per cui il mondo è uno scambio-lotta tra persone che hanno delle visioni pietrificate diverse, e poi dice la frase immensa, cioè che il mondo è uno scambio tra libertà, nel senso che è una lotta per chi riesce a nominare e quindi a dominare il mondo e la realtà del mondo. Questo era pre-pandemia. Ti interrompo un secondo perché rispetto a Sartre adesso l'hai citato e non ho avuto il tempo di guardare nei miei Aperto file, Meniga. nella testa, però c'era un concetto di Sartre che è molto interessante, molto attuale e che magari si aggancia a quello che stavi per dire, che è il tema dello sguardo, lo sguardo dell'altro come uno sguardo quasi annichilente, Esatto. no? E adesso Nullificante. nullificante, è un concetto che mi ha sempre molto Beh, Sartre, ricordiamocelo tutti, è toccato. colui che nella nausea dice l'inferno sono gli altri. Esatto. Sì. Adesso, oggi, cosa Adesso. vuol dire l'inferno sono gli altri? Fammi, posso Sì, finire certo, subito. assolutamente. Dicevo che poi durante la pandemia è arrivato invece un'altra polarità, che è il doing al posto del nulla, che ha un senso di, appunto, elimina questa potenza nullificante dell'uomo a favore di una creare dell'uomo, ma soprattutto being and doing è il capitolo di un libro che mi ha molto consolato durante la quarantena, che si chiama The Wisdom of the Moving Body di Linda Hartley, che è un manuale di body mind centering, che è stata la pratica che mi ha sorretto durante la pandemia, durante le lezioni a distanza con i miei allievi,
ma anche che mi ha consolato dal grande lutto del contact improvisation, che non so quando potremo essere in grado di praticarlo di nuovo. E in questo capitolo si parla di come, diciamo, il body mind centering, ti dico questa frase di Bonnie Bainbridge-Cohen che è abbastanza sintomatica, e cioè il corpo è come la sabbia e la mente è come il vento. Se vuoi vedere come tira il vento, devi guardare la sabbia. In un certo senso lo sento come questo individualismo, questo esistenzialismo dell'etica, della responsabilità applicato al corpo, nel senso che l'unione, l'armonia psico, fisico e mondo che viviamo è una nostra responsabilità, è una nostra responsabilità a lavorare sulla nostra crescita, che non è lineare ma che è a spirale, quindi siamo costretti a ritornare dove eravamo stati. E in questo senso oggi, come tu dici, è molto difficile trovare questo equilibrio tra l'essere e il fare. E il tempo ci è stato, come dire, lo spazio si è contratto, il tempo si è sospeso, lo spazio della relazione è uno spazio digitalizzato, quindi è uno spazio alienante dell'esperienza sensibile. E l'essere e il fare, bisognerebbe sempre danzare in equilibrio, o anche vivere in equilibrio tra l'essere e il fare, e dove però l'essere è considerato quasi un momento non di annientamento, ma di presentazione e di aspettativa per quello che sarà poi il fare, che lo supporta il fare. Nel libro di Linda Hartley dice: è un momento gravido di aspettative e di potenzialità. E rispetto a questo, negli ultimi mesi sono nati dentro di te dei desideri specifici, dei desideri particolari? Sì, molti desideri, diciamo. Il primo desiderio è il desiderio di natura, proprio un desiderio fisico di stare a contatto con la natura. E anche di, come ti accennavo prima, di lavorare sull'idea di rito, di teatro. Il teatro non morirà mai perché è un rito, e la recente emergenza ci ha dimostrato come i riti non sono una cosa arcaica ma sono proprio un nostro bisogno. Ricordo gli arcobaleni, i canti alla finestra che mi facevano sentire bene in quella situazione, cioè mi facevano sentire parte, cosa che in questa fase invece sta un po' mancando. E allora, affinché il distanziamento torni a essere fisico e non troppo sociale, dovremo trovare nuovi riti tra di noi. E parliamo un attimo della tua ultima, diciamo, produzione, nei termini più canonici del concetto, che appunto è Crying Out Loud, nata l'anno scorso, nel 2019, se non sbaglio, in cui c'è un riferimento a Casa di Bambola, anche nel titolo, nel sottotitolo del lavoro, in cui affronti anche un po' il tema del corpo come casa, come la nostra casa primaria. E il tema della casa è anche questo, non possiamo parlare di non possiamo non parlare di casa in queste giornate. Qual è il rapporto, ma anche molto concreto, con la tua casa durante il lockdown? Allora, diciamo che il lockdown è stato, immagino, diverso per tutti. Io ho due figli, vivo a Milano. È stato abbastanza stretto lavorando tutti e quattro. Si dice che la casa non è quella dove sei nato, ma la casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga. E io ho riscoperto la mia casa nel mio camper, con il quale appena abbiamo potuto. Siamo stati 2 mesi. Nel camper? Nel camper. Perché c'è questa... Non lo so, mi sembrava che di essere più in sintonia con queste continue trasformazioni, no? Ma in giro, col camper? Ah, che bello! Sì, dà un senso di grande possibilità, libertà. In Cry Out Loud, che è una produzione di Dance House che ha debuttato a Exister nell'ottobre del 2019, l'indagine riguardava il fatto che non si può parlare di un'esistenza senza parlare dello spazio che ospita quell'esistenza, nella quale l'esistenza si consuma, e di come spesso ci troviamo in delle stanze che non abbiamo scelto, sulle quali
abbastanza metaforicamente. Non abbiamo il controllo e di fino a che punto si può cambiare il nostro spazio esterno. E infatti è una specie di continua trasformazione della casa scenica attraverso il movimento, da dove emergono, diciamo, come dico anche nella sinossi, varie anime che popolano lo stesso corpo. Questo senso di continua trasformazione che ritorna anche nella pratica del body mind centering nella natura. Mm-hmm. Nell'altro centro della mia formazione, che è il Buddha e soprattutto il body mind web. Mm-hmm. Adesso una domanda un pochino più politica. Dal tuo osservatorio, no? di coreografa di adozione milanese, ma che hai vissuto ad Amsterdam, sei formata ad Amsterdam, hai girato anche molto con i tuoi lavori in Europa, così. Come vedi adesso la situazione della danza in Italia? Quali sono i bisogni, secondo te, per gli attuali e i futuri coreografi e danzatori? Tra l'altro il tuo osservatorio è anche quello di educatrice e formatrice al percorso di teatro e danza della Paolo Grassi, quindi hai anche proprio contatto con quelli che sono i futuri creatori. Ma io appunto diciamo che utilizzo varie cose, sono molto legata alla contact improvisation, che utilizzo soprattutto nei primi anni di scuola di Paolo Grassi con i miei allievi più appena arrivati. Mm. Perché è proprio un modo per togliere paure, vergogne, essere, accettare o respingere la gravità. Tutto molto semplice, molto istintivo, e quello mi manca molto. Poi si può parlare della danza da un punto di vista spettacolo, oppure, come dici tu, da un punto di vista di formazione e pratica, condivisione. Ecco, qui c'è un grande buco. Forse questa è l'era dei soli. Prima c'erano delle motivazioni, adesso ce ne sono ancora di più, ma comunque le motivazioni di prima erano economiche. Ancora adesso, ma certo. Adesso doppiamente. Non saprei dirti, ma c'è bisogno comunque di, chiaramente, come era prima, la danza non ha più senso di esistere, quindi ognuno di noi ha la propria responsabilità, quella di creare un nuovo sistema di valori sul corpo, di ripensare il corpo, perché oggi il corpo è solo un mezzo di paura, ci fa paura al nostro corpo, fa paura al corpo degli altri, e questo è molto distopico per i danzatori. Sono molto curiosa di sapere anche come la vivono loro, i giovani che non hanno mai proprio danzato ancora. Mi auguro che fare in modo che abbiano spazio. Forse anche una nuova alleanza tra danzatori, e non solo a livello locale ma magari continentale. Sai, la danza poi esprime il tempo dei corpi che la realizzano. Mm. E i corpi sono sempre stati uno strumento di potere politico, economico, religioso. Sono molto curiosa, non so darti la risposta, ma sono molto, certo, curiosa degli esiti nei prossimi tempi. Sì, sì, sì. Va bene, allora questa sera intanto in bocca al lupo, è la prima volta dopo la pandemia. Sono molto emozionata. Dopo il lockdown. Sei emozionata? Abbiamo dovuto tutti scaldarci, tenerci l'allenamento dentro casa. E quindi sì, è molto diverso oggi, è molto diverso perché poi anche penso magari l'ultima volta. Mm-hmm. E quindi c'è anche una discreta calma, di rara per me. Bene, grazie mille. Grazie a te.